Eccola, eccola di nuovo con la Qua, nostra Alba. Alba. sentivo Gigi Proietti che parlava della donazione del Sì, sangue Alba, sì. e tra l'altro io ho avuto la fortuna di avere una madre che purtroppo non ho più, diciamo, non ho più qui dentro il suo, diciamo, involucro, Sì. di che era il suo corpo, ma L'anima, ho certo. ancora lo spirito, e che era una grandissima donatrice di sangue, era medaglia d'oro dell'Avis, e tra l'altro e a mia madre, peraltro, poi non è un argomento magari proprio da ora di pranzo, però insomma mi piace dirlo perché mia madre anche alla fine della sua vita è riuscita a salvare 3 persone con la donazione degli Invece hai organi, quindi. fatto benissimo, sai perché? Perché quello che hai appena detto è un altro spot, unitamente a quello di Gigi Proietti. È partita da noi la donazione del sangue, Alba, perché Roma e il Lazio detengono il primato, più orribile, quello di essere l'ultima città e l'ultima regione d'Italia per quanto riguarda la donazione del sangue. Dunque noi siamo partiti con una campagna atta a svegliare le coscienze, perciò Ed hai è fatto un vero benissimo. peccato, anche perché donare il sangue non costa niente, anzi penso che il ricambio ogni tanto faccia anche bene e soprattutto Infatti. tu devi pensare che quando fai un atto del genere da vivo riesci ancora a salvare la vita magari di un bambino, tante Certo. volte ci sono delle urgenze dove manca sangue ed è un gesto veramente di grande solidarietà che veramente non costa nulla, cioè costa meno che dare i famosi 2 euro che si danno spesso in beneficenza, magari quando ci sono degli appelli accorati televisivi. Quindi io lo farei anche di, come dire, di prassi, ecco. Assolutamente. Allora, ritorniamo a cose divertenti. Ah, a Certo, proposito, sì. ho sentito che parlavate di mostre, di. Avete visto ieri che Monti, tra parentesi, che mi è proprio simpatico, ripeto, mi è sempre più simpatico, Sì. è andato a vedere una mostra, credo, adesso non mi ricordo esattamente, io non Le sono, sai, non scuderie del vivo. Quirinale, Alba, Esatto, e ha sì. pagato il biglietto. Certo, Uno certo. dice, vabbè, certo, Monti è un già. No, io lo trovo un gesto assolutamente. Allora, innanzitutto, che denota che non è una persona arrogante, che denota che ci fa caso, che pensa che giustamente deve dare un esempio, che sarà un esempio minimo perché quanto costerà un biglietto, però giustamente un cittadino dice perché io pago e Certo, lui no. certo. Ecco, la classe politica dovrebbe imparare da questi gesti, che cominciano, diciamo, dalle cose piccole e poi dovrebbero andare nelle cose grandi, a cominciare a, come dire, a dare un esempio di civiltà agli altri Di cittadini, cioè essere togliersi, un normale fra i normali quando fare fai la cittadino, coda certo. negli aeroporti, fare la coda come tutti gli altri cittadini, fare la coda e pretendere che tutto ciò che i cittadini devono dare venga prima dato da loro come esempio. Ritorno a palla, posso? Sulla Come questione no? No, 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 Fiorello? Fiorello è perché fra l'altro mi interessa No, anche perché è molto. l'argomento del giorno. Sì, Allora, certo. io conosco Fiorello da quando eravamo ragazzini e conosco Fiorello negli anni suoi bui, anche negli anni difficili. Mi ricordo che l'anno in cui ho festeggiato il mio, cos'era, 35esimo con Christophe, lui venne alla festa, si fece foto con noi, eravamo molto molto amici, eravamo anche in periodi in cui lui non era famoso, voglio dire, Certo, no? E quindi sì. penso di potermi permettere di dargli, tra virgolette, un piccolo consiglio, quasi Certo. la sorella maggiore. Veramente maggiore no, perché abbiamo la stessa età, però gli uomini pensano sempre di essere più giovani di te quando hanno i tuoi stessi anni. Certo. Allora, io ho trovato la risposta che ha dato la Guzzanti non degna della sua immagine, una roba proprio da piccato ragazzino delle elementari. Allora, la Guzzanti ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione. Per fortuna, nel coro di Lecaculo, che si sono, cioè per carità, ripeto, ha ragione, perché io Fiorello, se mi chiedi un parere, l'ho trovato straordinariamente Certo, bravo e certo. mi è piaciuto moltissimo. E non è che la gente offende i 40% o il 10 milioni che hanno seguito Fiorello, se una si permette di dire che l'ha annoiata, perché lei probabilmente per i gusti che ha e per il tipo di scelta che ha fatto si sarà effettivamente annoiata, non è che si può pretendere. Io credo che anche Mozart possa annoiare qualcuno, anche Vivaldi, anche un quadro di Rembrandt o che ne so, un Botticelli possa non piacere, uno deve accettare. Io se fossi stato in lui, con l'intelligenza e l'ironia e il senso dell'umorismo che ha, invece di dirgli sei patetica, mi piacevi una volta, adesso sei, insomma, tutta una serie di cose che ho trovato volgari e veramente un po' sguince, avrei risposto alla Guzzanti che mi dispiace, spero che la seconda ti piaccia di più, sono un tuo grande ammiratore, Forse però ti piaccia la seconda, gli ha avrebbe toccato fatto un figurone. sicuro, gli ha toccato un nervo scoperto, Alba, Sì, ma quale secondo nervo te? scoperto Non si lo può so, non toccare a uno riesco che ha a vinto su tutto? Allora, posto. Fiorello in questo momento è assolutamente il vincitore numero uno
della televisione italiana. Ha riportato un varietà nazional popolare allo stesso tempo raffinato, con una bravura, e ha dimostrato di essere veramente cresciuto con la radio, sicuramente ha fatto una palestra incredibile. Certo. È stato straordinariamente bravo, ha avuto un successo enorme. Mi domando quale sia il suo nervo scoperto nei confronti di una signora che ha fatto altrettante cose belle in una maniera diversa, pagando degli scotti terribili per quello che ha fatto. Perché magari non se lo aspettava da lei, è stato preso di sorpresa. Questo... Allora, ragione di più, sai cosa diceva Nietzsche? Sì. Una frase bellissima di Nietzsche: se uno ti fa uno sgarbo, tu dagli un biglietto, un vaso di marmellata. Se a me, non lo so, una persona che io ritengo, cioè Vittorio per dirti, mi dice il programma è la parietta con Vittorio, ti parlo di una persona che io ritengo di eccellenza intellettuale, no, è molto più colto di me, molto più intelligente di me, eccetera eccetera, ma se mi fa una critica, io francamente dico: mi spiace, non ti sia piaciuto, invece io ti ammiro tantissimo. Cioè, non gli dico sei patetico, sei sfigato, perché in quel momento lì dimostro veramente di essere una persona insicura. Fiorello non ha bisogno di nulla, quindi non ha bisogno di aggiungere nulla, tantomeno le offese, a una che si permette giustamente, come è giusto che sia, di esprimere un pensiero. Ringraziamo Dio che non c'è tutta gente allineata a pecorona, che se uno dice, cioè, c'è già troppa gente pronta a salire sul carro del vincitore. Io ringrazierei veramente la Madonna, se fossi in Fiorello, che c'è gente che ha ancora il coraggio di dirgli: mi hai annoiato. Perché tanto, i ruffiani, gli ammiratori, eccetera eccetera, sono già allineati, non c'è bisogno di allinearli. Certo, assolutamente. Senti, qui c'è tutta una pioggia di SMS che ti salutano, sono felici, son felici che tu abbia esordito. Ce n'è uno che dice anche, eccolo qua, dice: no, io l'ho vista a Formentera, le tette gliel'ho viste, sono anche stupende. Perché no, perché si riferiva al fatto che tu prima dicevi, vabbè, ma come direbbe la bambina, la mamma davanti al film dell'orrore del bambino, ti ricordi quando la mamma guarda il bambino, guarda il film dell'orrore con la mamma, e la mamma gli diceva: amore, non ti preoccupare, tanto è tutto finto. Sì. E quindi diciamo la stessa cosa. Ma che grande sei. Senti, volevo chiederti ancora un'opinione su quello che sta accadendo con la finanza in Europa. Noi siamo ancora sotto assedio, stamattina c'è un bagno della MIB, siamo nell'ordine delle perdite 3,5 e insomma lo spread continua ad allargare. Qui c'è qualcosa che va oltre i comportamenti dei singoli paesi, qui c'è un attacco proprio all'Europa dalle economie emergenti, che ovviamente sono quelle asiatiche. Però le economie emergenti sono anche, e non ce lo dimentichiamo, invece allora io non sono un'esperta di finanza, di conseguenza non ti posso dare assolutamente un esame, diciamo, di carattere tecnico. Quello che pensi in merito, però. C'è crisi in tutto il mondo, in questo momento stanno dimostrando, tra l'altro, un solito applauso io faccio a Saviano a New York, che è riuscito da New York a muovere le scienze, e ancora una volta è stato aggressivo nei confronti del potere. Mi fa piacere di risentire sue notizie. Per quanto riguarda le questioni di carattere tecnico, io non sono in grado di dare un giudizio. La cosa su cui sono in grado di dare un giudizio, invece, dovendomi occupare anch'io dei miei investimenti, che ci sono paesi, tra i paesi tra virgolette emergenti, ci sono paesi nordici, come la Finlandia, come la Norvegia, paesi che hanno una mentalità pulita, paesi dove non è ammesso barare, paesi dove il governo e i governanti e le persone hanno un livello di civiltà e di rispetto dei cittadini reciproco enorme. Allora, questi sono i paesi, per esempio, che in questo momento non stanno subendo minimamente la crisi, e anzi hanno, l'abbiamo visti tra l'altro, io non mi ricordo bene in quale paese nordico sia successo il fatto di questo pazzo che aveva sparato su dei ragazzi in un camping estivo. Era in Finlandia. Ma mi ricordo con grande commozione, con grande emozione, le reazioni di queste persone. Noi dovremmo veramente imparare da questi paesi, rimparare l'umanità, la civiltà, che devono venire prima di qualsiasi altro valore. Cioè, quando noi abbiamo messo troppo spesso davanti il rapporto, diciamo, denaro davanti a tutto, il denaro è stato il nostro padrone per anni, la furbizia per ottenerlo, il fatto che qua potesse andare avanti solo chi sgomitava, chi si faceva largo, ci siamo totalmente disumanizzati come nazione, proprio totalmente. Questo era un paese
se tu vai a guardare le vecchie generazioni, io sto scrivendo un libro tra l'altro sulla seconda guerra mondiale che parla molto della storia dei miei genitori, sì, e di come l'hanno vissuta, perché ho avuto la fortuna di ritrovare i diari tra l'altro sia di mia madre che di mio padre, sì, il livello di umanità, cioè la gente era pronta a rischiare la propria vita per salvare la vita di una persona che non aveva mai visto prima, perché cioè erano i valori, erano i veri valori dell'esistenza, esatto, che... allora se noi ci confrontiamo con queste generazioni siamo dei pidocchi, cioè sì, siamo, dico in generale, non siamo più disposti a fare nulla per gli altri, nulla, certo, e non ci rendiamo conto che in una situazione dove l'umanità soffre tutta e ha dei disagi profondi, sia proprio per il mal di vivere, sia perché non trova più un'identità, sia perché non si trova, l'altra volta ne abbiamo già parlato, cioè quando vedi questi ragazzi che a Genova prendono le pale, vanno a scavare in mezzo al fango, certamente, senza che nessuno glielo chieda, vuol certo dire che hanno solo bisogno di un motivo, di una motivazione, di che qualcuno, di un pretesto dica... per dare il meglio di se stessi, di noi stessi, di noi stessi. Certo. Ovviamente. E quindi io ritengo che dobbiamo cominciare a farci un profondo esame di coscienza, perché le crisi non vengono mai per caso. Cioè, va bene. Alba, e purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma tanto riprendiamo domani. Fra l'altro domani vorrei, non te l'ho detto adesso perché bisogna dare il tempo necessario ad un tuo eventuale racconto, sulla storia di Alba Chiara e quanti anni hai, perché credo che qualcosa da dire l'avrai e la racconterai. Ah, ma allora ti sei informato? Hai voglia, se sì, hai allora voglia. Sei se amico sì di Signorini o di Alessia? Lascia qualche... perdere, beh, però va bene così. Ne parliamo domani, Alba. Ma con grande piacere. Io ti abbraccio e grazie di avermi accolta a casa vostra, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Yes di avermi accolto così favorevolmente, almeno spero. Alla grande. Non mi nascondiate la verità. Ah, mai. Un abbraccio grande, a domani. A te, ciao. Alba, grazie. Parietti. Ciao, ciao.